Ciao Maria Francesca, Ciao buongiorno. Fabiana, buongiorno. Come Sto a posto, a te? va? Tutto bene. Siamo in diretta da San Giovanni oggi, una mia vecchia conoscenza e niente. Di che cosa ci parlerai oggi? Oggi parliamo della fotosintesi, che è un argomento principale dell'esame di fisiologia vegetale di scienze biologiche. Ed Tu è, dove vabbè, sei? Monte io Sant'Angelo? ho seguito a Mezzocannone, però questo è un esame praticamente parallelo che sta pure a Monte Sant'Angelo, cioè c'è ovunque, quindi va bene pure per chi fa biologia invece a Monte Sant'Angelo. E tu l'hai provato particolarmente ostico Sì. oppure... Sì, è uno di quegli esami che talmente che mi è piaciuto, l'ho fatto 2 volte, quindi ora veramente. No, è un bel esame, cioè è un esame un po', sì, un po' ostico, però Non possiamo bisogna imparare abbattersi. qualcosa. Sì. Va benissimo, allora se tu sei pronta per me possiamo iniziare. Certo. In Ok. bocca al lupo e a dopo. Grazie, a dopo, ciao. Ciao. Allora, parliamo della fotosintesi e dello schema AZ. Innanzitutto dobbiamo dire che cos'è la fotosintesi. La fotosintesi è un meccanismo di trasformazione dell'energia luminosa in energia chimica. Cosa vuol dire energia luminosa? Vabbè, vuol dire fondamentalmente la luce che si propaga attraverso le onde. L'energia chimica invece è rappresentata per la fotosintesi dall'ATP e dall'ADPH, che è potere riducente, e ATP e NADPH sono poi necessari per la successiva conduzione di reazioni endergoniche, di riduzione di composti inorganici, principalmente anidride carbonica, in composti organici stabili a più alta energia. Cosa vuol dire quindi? Che le piante in generale, quindi gli organismi fotosintetici, hanno questa capacità di utilizzare la luce come motore energetico di tutto e quello che poi riescono ad ottenere è la riduzione dell'anidride carbonica presente in atmosfera, questa CO2, in un composto organico ad più alta energia, quindi fondamentalmente carboidrati, zuccheri. La fotosintesi avviene nei cloroplasti. I cloroplasti sono costituiti dai tilacoidi che si impilano l'uno sull'altro a formare grana e sono contenuti all'interno dello stroma. Ora dobbiamo sottolineare una cosa: la fotosintesi avviene in due fasi, vediamo fase luminosa e fase oscura. La fase luminosa è chiamata così perché è direttamente collegata con la luce, ma in realtà la fase oscura avviene sempre alla luce, ma la luce, diciamo, è collegata con la luce in una maniera indiretta, però comunque avviene alla luce, cioè al buio. La pianta non può fare fotosintesi, quindi è bene ricordare, è bene capire che seppur parliamo di fase oscura, in realtà parliamo di una fase in cui la luce non è coinvolta in maniera diretta. Nella fase luminosa, abbiamo appena detto, vengono prodotti NADPH e ATP, mentre nella fase oscura si ha l'organicazione del carbonio, che può avvenire solo grazie ai prodotti che abbiamo ottenuto dalla fase luminosa. Però dobbiamo capire quindi come fanno le piante ad utilizzare la luce come motore del processo fotosintetico. Ce la fanno a farlo perché sono dotate dei pigmenti. I pigmenti sono in grado di assorbire i quanti dell'energia luminosa a diverse lunghezze d'onda. La luce utile ai fini della fotosintesi è la luce PAR, quindi quella luce che va dai 400 ai 700 nanometri. Queste molecole. Qual è la peculiarità di queste molecole? Che una volta colpite dal quanto di luce appropriato, cambiano il loro stato di eccitazione. Vale a dire che un particolare elettrone pi greco si trasferisce all'orbitale molecolare, dall'orbitale molecolare in cui si trova, su un orbitale molecolare a più alta energia. Quindi fa quello che definiamo noi in chimica un salto quantico, cioè si allontana dal nucleo. Che cosa fa però poi questo elettrone? Tornerà nello stato, decade poi allo stato fondamentale e quando decade poi l'elettrone allo stato fondamentale, allo stato più stabile, rilascia energia di eccitazione. Questa energia di deeccitazione è la chiave di tutto il processo fotosintetico, nel senso che fornisce questa energia.
cioè questa energia è tale da permettere praticamente di mandare avanti un processo molto importante che è quindi la fotosintesi. Ora, il sistema di decitazione utile per la fotosintesi è per trasferimento di energia e per fotossidazione. Per trasferimento di energia, questo sistema di decitazione è tipico di quelli che sono i pigmenti antenna. Il trasferimento di energia dei pigmenti antenna avviene per risonanza e questo è classico delle clorofille, alcune clorofille A, le clorofille B, le clorofille C e i carotenoidi che si trovano nei complessi antenna. Mentre il sistema di deccitazione per fotossidazione è tipico dei pigmenti fotochimicamente attivi. Quello che avviene in questi pigmenti è una reazione di separazione di carica e questo tipo di reazione di separazione di carica è caratteristica di alcuni tipi di clorofilla A che si trovano in quelli che sono i centri di reazione. Ad esempio, vedremo che uno di questi centri di reazione è il P700. Allora, vediamo qui come sono fatte un po' queste clorofille, questi carotenoidi. Io ne ho rappresentati alcuni, ce ne sono veramente tantissimi ovviamente in natura. Le clorofille però in generale possiamo dire che sono delle magnesioporfirine, vediamo quindi al centro quest'angolo, questo atomo di magnesio, e tutti gli organismi con fotosintesi ossigenica contengono la clorofilla A. Perché la clorofilla A abbiamo detto essere nel centro di reazione ed è quella responsabile della reazione di separazione di carica. La clorofilla B invece è propria degli organismi verdi, mentre le clorofille C, che qui non ho rappresentato, sono tipiche degli organismi algali. Ora, le clorofille in generale, quindi sia la A, la B che la C, assorbono la luce nella fascia del rosso e del blu. Qui sotto vediamo invece una rappresentazione del beta-carotene. Il beta-carotene appartiene alla famiglia dei carotenoidi. I carotenoidi sono ubiquitari, quindi presenti in tutti gli organismi fotosintetizzanti e sono fondamentalmente delle lunghe catene di carbonio, cioè si arriva fino a 40 atomi di carbonio e sono importanti perché non solo li troviamo questi carotenoidi nei complessi antenna, pigmento antenna, ma partecipano anche hanno un ruolo di difesa contro i danni fotossidativi e il picco di assorbimento dei carotenoidi è a 400-500 nanometri. Abbiamo quindi detto che i pigmenti si possono classificare in pigmenti antenna e pigmenti fotochimicamente attivi. Questi pigmenti vanno a costituire quello che è il fotosistema, quindi possiamo dire proprio il cuore pulsante di questo, della fotosintesi. Qua vediamo rappresentati i due fotosistemi che diciamo sono coinvolti nella fotosintesi. Vediamo fotosistema 2, citocromo B6F, fotosistema 1 e l'ATP sintetasi. Ora, i due fotosistemi sono collegati da questo, vediamo, citocromo B6F e questo non è altro che un trasportatore di elettroni che capiremo bene come funziona in relazione quindi agli altri due fotosistemi. In particolare però vediamo fotosistema 2, citocromo B6F, fotosistema 1 e l'ATP sintasi. Perché c'è prima il fotosistema 2 e poi il fotosistema 1? Semplicemente perché è stato scoperto prima il fotosistema 1 e poi il fotosistema 2, ma in realtà nella membrana tenacoidale è disposto prima il 2 e poi l'1. E sono collegati da questo citocromo B6F che è un trasportatore degli elettroni che trasporterà gli elettroni dal fotosistema 2 al fotosistema 1. Che cosa succede quindi? Andiamo a vedere quindi come sono collegati dal punto di vista chimico questi fotosistemi. Dobbiamo parlare quindi di quello che è lo schema AZ. Lo schema AZ è una rappresentazione quindi grafica di quello che succede ai fotosistemi una volta colpiti dal fascio di luce. Ora, che cosa succede? Che alla luce il fotosistema 2 genera un forte ossidante, talmente forte in grado di ossidare l'acqua.
mentre il fotosistema 1 genera un forte riducente in grado di ridurre l'ADP a NADPH, perché non ci dobbiamo mai dimenticare qual è lo scopo finale di questo primo, di questa prima fase della fotosintesi, quello di produrre ATP e NADPH. Ora, i due fotosistemi sono collegati da una catena di trasporto degli elettroni attraverso la quale si crea un gradiente protonico, gradiente che verrà utilizzato per la sintesi di ATP, quindi quello che abbiamo appena detto, è importante produrre ATP. E questo processo prende il nome di fotofosforilazione. Ora, questo gradiente protonico si crea anche grazie a quella che è la fotossidazione dell'acqua, che è fondamentale, vediamo partecipare, perché permetterà quindi di restituire questa fotossidazione dell'acqua, permetterà di restituire l'elettrone perso dal fotosistema 2 una volta colpito dalla luce. Per ora ci arriviamo e spieghiamo tutto con calma. Vediamo quindi qua lo schema AZ. Allora, bisogna fare un attimo una precisazione. La luce chiaramente colpisce contemporaneamente i due fotosistemi, sia il fotosistema 2 che il fotosistema 1. Quello sono reazioni che avvengono praticamente in un nanosecondo, cioè la differenza è millesimale di tempo tra quello che avviene nel fotosistema 2 e nel fotosistema 1. Però per capire meglio il processo dobbiamo soffermarci prima sul fotosistema 2, capire quindi tutto l'andamento degli elettroni fino al fotosistema 1, che poi avrà quindi come destinatario finale questi elettroni avranno l'ADP che si ridurrà a NADPH. Quindi capiamo bene cosa succede una volta che la luce colpisce questo fotosistema 2. Abbiamo detto che la luce colpisce il fotosistema 2 e i pigmenti del complesso antenna, come tutte le antenne, recepiscono questo segnale luminoso e trasferiscono l'informazione di questo segnale luminoso al centro di reazione. Cosa c'è nel centro di reazione? C'è la clorofilla A, che abbiamo detto essere una clorofilla protagonista della reazione di separazione di carica. Cosa vuol dire? Che una volta che la luce arriva a questa clorofilla A si eccita e cede un elettrone ad una molecola che è una fiofitina. Dalla fiofitina poi questa clorofilla A compierà, questo elettrone compierà tutto un viaggio attraverso questi trasportatori di elettroni e l'elettrone arriverà al fotosistema 1. Dal fotosistema 1 a sua volta questo elettrone arriverà al NADP che si riduce a NADPH. Questa clorofilla però che cosa fa? Quindi ha perso un elettrone perché è stata eccitata dalla luce. Da chi se lo riprende questo elettrone? Perché diciamo che si genera un forte ossidante alla luce? Perché l'elettrone che perde la clorofilla se lo riprende dalla fotolisi dell'acqua. Cioè la clorofilla A del centro di reazione del fotosistema 2 è talmente tanto ossidata, cioè che è in grado di praticamente andare a ossidare l'acqua. Cioè si strappa via l'elettrone dall'acqua e l'acqua una volta ossidata che cosa fa? Lascia libera nel lume del tilacoide due protoni H+, che ci servono sempre per creare quel gradiente protonico che verrà poi utilizzato dalla pompa ATP sintasi per poter produrre ATP. Quindi abbiamo detto che questo elettrone si stacca dalla clorofilla A del centro di reazione del fotosistema 2, passa alla fiofitina e arriva al fotosistema 1. Al fotosistema 1 non vediamo il complesso evolvente ossigeno che appunto è responsabile della fotolisi dell'acqua, ma l'elettrone che perde il fotosistema 1, la clorofilla A del fotosistema 1 una volta colpito dalla luce, viene rimpiazzato dall'elettrone che in realtà è partito dal fotosistema 2. Che cosa succede quindi? Dobbiamo capire qual è un po' il viaggio che compiono questi elettroni una volta praticamente ceduti da questa, dalla clorofilla A. Ed è per questo che ci soffermiamo un attimo sul fotosistema 2. Qui lo vediamo schematizzato in maniera un po' più chiara. Vediamo quindi in basso, chiaramente dove ci troviamo? Ci troviamo sempre all'interno delle membrane
tilacoidali, no? Questo, quindi questo doppio strato fosfolipidico che vedo sono le membrane del tilacoide, quindi sempre nei cloroplasti. Vediamo quindi che cosa succede, che una volta che il fascio di luce colpisce il centro di reazione, che cosa succede? Che questa clorofilla nel centro di reazione cede un elettrone alla fiofitina. In realtà non cede direttamente alla fiofitina, ma qui c'è una clorofilla accessoria che cede, che permetterà quindi questo trasferimento dalla clorofilla alla fiofitina. La fiofitina quindi ha accettato un elettrone, quindi si è ridotta, e a sua volta cede l'elettrone al plastochinone. Il plastochinone A, attraverso un atomo di ferro, cede l'elettrone al plastochinone B, diventando quindi così semichinone. È importante fare quindi questa precisazione di questa fase di semichinone, perché che cosa succede? Che poi con l'arrivo di un secondo fascio luminoso, quindi un secondo impulso luminoso, questo elettrone farà esattamente lo stesso viaggio che ha fatto il primo, cioè clorofilla accessoria, fiofitina, plastochinone A, plastochinone B, che a questo punto cosa fa? Con l'arrivo di un secondo elettrone, il plastochinone B prende 2H più dallo stroma, li lega agli elettroni, riducendo così a plastochinolo. Il plastochinolo perde affinità per la subunità di 1 proteica del centro di reazione, perde affinità e viene praticamente va a traslocare all'interno della membrana tilacoidale, andando quindi a permettendo quindi poi il trasferimento di questi elettroni dal fotosistema 2 a vedremo al citocromo B6F. Un altro punto che dobbiamo chiarire è quello che succede qui sotto, quindi a quello che prende il nome di complesso evolvente ossigeno. Abbiamo detto che quindi la clorofilla perde questo elettrone. Chi glielo ridà l'elettrone che ha perso poiché è stato colpito dalla luce? Glielo ridà l'acqua. In particolare, attraverso la fotolisi dell'acqua, vengono sfruttati 4 stadi di ossidazione del manganese, e che cosa succede? Che quindi questo elettrone, eccolo qua, sta qui, viene restituito alla clorofilla del centro di reazione, e dalla fotolisi dell'acqua vengono buttati nel lume del tilacoide altri 4 H+, che ci servono sempre per creare quel gradiente protonico, quella forza proton-motrice per poter sintetizzare ATP. Abbiamo detto che quindi il plastochinolo diffonde nella matrice della membrana tilacoidale, trasferirà gli elettroni acquisiti al complesso citocromo B6F, che è questo qua che vediamo rappresentato. Ci troviamo sempre all'interno della matrice della membrana tilacoidale. Questo complesso citocromo B6F cede poi gli elettroni alla plastocianina. La plastocianina è qui rappresentata da questa C qui sotto che vediamo. Questa plastocianina è una piccola proteina idrosolubile che si muove nel lume del tilacoide e rappresenta quindi proprio un ponte elettrochimico tra il citocromo B6F e poi il fotosistema 1. Che cosa succede quindi? Questo è il plastochinolo che arriva bellino bellino dal fotosistema 2, che diffonde quindi nella matrice e arriva a questo citocromo B6F. Una volta che arriva al complesso, quindi citocromo B6F, che è un complesso multiproteico, che cosa fa? Cede i suoi elettroni al citocromo B6F, i suoi due elettroni, e vediamo i due H+, che ha preso quindi dallo stroma, abbiamo detto, quando si è ridotto, quindi da plastochinone si è ridotto a plastochinolo, quindi ha questi due H+. Che cosa fa? Cede i suoi elettroni. Ora un elettrone viene praticamente preso in consegna da una proteina ferrozolfo che lo consegnerà poi alla plastocianina, che diffonderà poi nella membrana e porterà questo elettrone al fotosistema 1. L'altro elettrone viene preso in consegna da due gruppi M, MBH e MBL, che a loro volta cederanno questo primo elettrone al plastochinone. Il plastochinone forma quindi così un semichinone. Con l'arrivo poi di un secondo plastochinolo e quindi di un secondo elettrone che andrà alla proteina ferrozolfo e un secondo elettrone che tramite gruppi M arriverà al plastochinone, al semichinone, che cosa succede? Quindi che questo plastochinone si riduce a plastochinolo, prendendo sempre 2 H+ dallo stroma.
riducendosi quindi così a plastochinolo, andando a formare un pool di plastochinoli che si trova sempre all'interno della membrana tilacoidale. Qua vediamo 4 H+ che vengono buttati nel lume del tilacoide, perché sono arrivati due plastochinoli, perché per ciascun plastochinolo che arriva un elettrone sarà destinato alla plastocianina, mentre l'altro sarà destinato alla riduzione del plastochinone in plastochinolo. Quindi alla fine una sola molecola di plastochinolo risulta essere riossidata e il trasferimento di 2 elettroni a 2 molecole di plastocianina ha portato all'immissione di 4 H+ nel lume del tilacoide. Che cosa succede quindi ora a questi elettroni trasportati dalla plastocianina? Questi elettroni trasportati dalla plastocianina arrivano al fotosistema 1. Ora, che cosa succede quindi? Che il fotosistema 1 consiste di un nucleo centrale, comprendente il centro di reazione propriamente detto, ed un'antenna interna. A questa antenna interna è associata un'antenna periferica di raccolta dell'energia luminosa, indicata come LHCI. Quindi anche qui abbiamo un centro di reazione e pigmenti antenna, così come il fotosistema 2. Il fotosistema 1 è definito anche P700, questa cosa non l'ho specificata prima per il fotosistema 2, ma ve la dico ora. P700 perché ha un picco di assorbimento a 700 nanometri, mentre il fotosistema 2 è definito anche P680 proprio per il picco di assorbimento a 680 nanometri. Che cosa succede? Quando la luce colpisce il fotosistema 1, questo fotosistema 1, abbiamo detto, cede il suo elettrone una volta eccitato, è protagonista di una reazione di separazione di carica, quindi cede questo suo elettrone a questo primo accettore A con 0. L'elettrone che ha ceduto questa volta non viene rimpiazzato da un complesso evolvente ossigeno, quindi dalla fotolisi dell'acqua no, ma viene rimpiazzato dall'elettrone trasportato dalla plastocianina, che abbiamo appena detto derivare dal complesso citocromo B6F. Che cosa succede quindi a questo elettrone? Qual è il viaggio che compie prima di arrivare al NADP? Vediamolo un attimo. Nella reazione fotochimica l'elettrone del P700 viene trasferito tramite una clorofilla A accessoria alla molecola di clorofilla A che costituisce l'accettore primario, ovvero A0. L'elettrone preso e rimpiazzato dalla plastocianina, l'elettrone perso viene rimpiazzato dalla plastocianina, mentre l'elettrone acquistato da A0 meno, quindi si è ridotto, passa alla molecola di filochinone e da questa al primo centro ferrozolfo. Attraverso altri due centri ferrozolfo, l'elettrone arriva alla ferredossina ossidata, che passa alla forma ridotta. La ferredossina è una proteina ferrozolfo che, ricevendo gli elettroni dal fotosistema 1, quindi passa dalla sua forma ossidata alla sua forma ridotta perché ha ricevuto questi elettroni, cede questi elettroni alla ferredossina NADP più riduttasi, questa FNR. È questo enzima, questa riduttasi, che trasferisce gli elettroni 2 alla volta sul NADP, portandolo quindi dalla sua forma ossidata alla forma ridotta. E quindi abbiamo capito quindi come si viene a formare questo NADP, questo potere riducente per la fase oscura. Ora però dobbiamo tornare un attimo indietro e ritornare a questo punto. Quindi ora, rifacendo un attimo il punto della situazione, abbiamo capito che arriva il fascio luminoso, colpisce il fotosistema 1, ma in realtà contemporaneamente colpisce anche il 2, però per capirci facciamo un attimo il punto sul fotosistema 2. Arriva il fascio luminoso, colpisce il fotosistema 2, ho il trasferimento degli elettroni, questi elettroni vengono trasferiti attraverso il plastochinone al citocromo B6F, dal citocromo B6F vengono trasferiti al fotosistema 1. Ma che cosa succede? Accoppiato a tutto questo trasferimento degli elettroni, io mi sono creata, cioè la pianta si è creato, una forza protonmotrice. Che cosa vuol dire? Che ha buttato nel lume del tilacoide, quindi questa parte interna del tilacoide, tutti i protoni H+, un po' per la fotolisi dell'acqua,
altri vengono dall'ossidazione del plastochinone, quindi ho creato questa forza fotomotrice. Chiaramente la pianta sfrutta tutto a proprio vantaggio e quindi questa forza spingente dei protoni che vogliono uscire perché si trovano in concentrazioni maggiore del lume del tilacoide rispetto allo stroma del cloroplasto, questi protoni che quindi vogliono uscire, questa forza viene sfruttata da questa pompa, questa ATP sintetasi, che si trova anche, diciamo, leggermente diversa, però è quella che troviamo anche nel mitocondrio. Ed è questo, diciamo, fenomeno prende il nome di fotofosforilazione, ovvero la fosforilazione dell'ADP grazie ad un evento fotochimico, cioè grazie alla luce. E sempre, dobbiamo sempre ricordarci che partiamo sempre come fonte di energia è sempre la luce. Quindi siamo arrivati quindi a questo punto, alla sintesi di ATP. Quindi torniamo un attimo dove ci eravamo fermati, ed è questa qua. Questa è la pompa ATP sintasi. Questa pompa com'è fatta? Vediamo avere una componente idrofilica, quindi idrofobica, qui inserita nel doppio strato fosfolipidico, e una componente idrofilica invece che si trova nello stroma. Questa pompa ATP sintasi del cloroplasto è una pompa che chiaramente attiva solo alla luce, perché sta avvenendo la fotosintesi. Come è formata questa pompa? Per 4 elettroni che arrivano al fotosistema 2 con 2 molecole di plastochinone ridotto e passano alla plastocianina attraverso il citocromo B6F, vengono emessi nel lume del tilacoide 12H+, di cui 8 derivati dalla riossidazione dei 2 plastochinoli e 4 dalla fotolisi delle 2 molecole d'acqua nel complesso evolvente ossigeno. Questo produce un gradiente chimico ai due lati della membrana che opera come forza fotomotrice. Quindi qua ho semplicemente rappresentato proprio numericamente quanti H+ abbiamo ottenuto con tutti questi trasferimenti di elettroni e ossidazioni del plastochinone, quanti H+ abbiamo ottenuto nel lume del tilacoide. Ora, che cosa succede? Che l'ATP sintasi del cloroplasto ha però 2 caratteristiche peculiari che la distinguono dalla controparte mitocondriale, perché l'anello che media il rientro degli H+ nel mitocondrio è costituito da 14 subunità 3, che sono queste qua sotto, sono 14, questa è la subunità 3. Sono 14, quindi subunità 3. L'anello quindi che media il rientro degli H+ nel mitocondrio è costituito quindi da queste 14 subunità 3, mentre nel mitocondrio sono 12 queste subunità. Questa differenza ha delle conseguenze sulla resa in ATP, perché una rotazione completa dell'enzima che produce 3 ATP richiede il trasferimento attraverso la membrana di un numero di H+ corrispondente al numero di subunità dell'anello. Di conseguenza, nei cloroplasti, la sintesi di 3 ATP deriva dal rientro nello stroma non di 12, ma di 14 H+. L'ulteriore caratteristica sta nella sua fotodipendenza. Quindi vediamo che una differenza proprio strutturale delle due pompe, anche seppur minima, cioè parliamo di 2 subunità in meno, avrà delle conseguenze proprio sulla resa energetica. Ora, il meccanismo di azione di questa pompa, di questa ATP sintasi, avviene attraverso questo meccanismo, si definisce catalisi rotazionale. Cosa succede? Che quando praticamente i protoni H+, passano attraverso questo anello, costituito quindi da queste 14 subunità, si ha proprio una rotazione completa, cioè vedi, ruota tutto insieme, anche la parte dello stroma ruota, portando all'avvicinamento dei gruppi fosfato che permettono quindi la sintesi dell'ATP. L'ATP viene quindi liberato nello stroma ed è energia che servirà poi per le fasi successive. Quindi siamo arrivati alla produzione quindi sia di NADPH che di ATP. Quindi ora c'è più chiaro questo schema che ci permette quindi di capire lo schema Z, come
al variare dei potenziali di ossidoriduzione, perché questo è un livello energetico crescente, quindi di potenziale di ossidoriduzione, come al variare di questi potenziali di ossidoriduzione vengono praticamente trasferiti questi elettroni, che quindi sono un po' il motore di tutto l'apparato fotosintetico. Che cosa succede quindi però? Una volta praticamente riusciti ad ottenere quindi sia l'ATP che la riduzione del NADP più a NADPH, vediamo che sono indirizzati verso il ciclo di Calvin-Benson. Queste reazioni sono reazioni, non ci dobbiamo mai dimenticare, luce dipendenti. Cioè noi, è quello che dicevamo prima, chiamavamo prima fase oscura. In realtà queste reazioni del ciclo di Calvin-Benson sono delle reazioni che avvengono sempre praticamente alla luce, ma la luce è coinvolta in maniera indiretta proprio perché abbiamo visto essere la luce responsabile della formazione della DPH e ATP. Alla fine di questo ciclo di Calvin-Benson, che cosa abbiamo? Abbiamo la vera e propria organicazione del carbonio, vale a dire che le piante hanno questa enorme capacità di riuscire a prelevare la CO2, il carbonio inorganico, quindi la CO2 presente in atmosfera, legarla ad uno scheletro carbonioso e quindi ridurla ad un composto organico a più alta energia, ovvero a zuccheri. E infatti quello che poi si ottiene alla fine di tutte le reazioni del ciclo di Calvin-Benson, che cos'è? È la produzione di amido e saccarosio. Per questo diciamo che per questo gli organismi sono definiti fotoautotrofi, proprio perché hanno la capacità di produrre da sé questi composti che noi, ad esempio eterotrofi, non possiamo fare. Noi non abbiamo la capacità di sintetizzare ex novo quasi questi zuccheri. Le piante sono dotate, quindi, sia grazie alla presenza dei pigmenti, ma non solo, anche alla presenza di determinati enzimi, quali la Rubisco, hanno quindi questa enorme capacità di sintetizzare da sé questi zuccheri. Abbiamo detto quindi che poi i prodotti di organicazione del carbonio sono amido e saccarosio. Ora, queste reazioni del ciclo di Calvin-Benson sono, io non le ho rappresentate in questa lezione, cioè sono richieste però chiaramente dall'esame, quindi magari si può pensare di fare un'altra lezione solo su questa parte più biochimica, più proprio di reazioni, quello che avviene, quali sono gli enzimi. Però prima di poter affrontare quindi questa seconda parte, è importante quindi assolutamente aver chiaro che siamo riusciti a produrre, cioè la pianta è riuscita a produrre sia ATP che NADP, che NADPH, quindi potere riducente, grazie alle reazioni avvenute durante la fase luminosa, quindi grazie quindi ai pigmenti, al complesso citocromo B6F, che è un complesso proteico inserito all'interno della membrana tilacoidale, e soprattutto quindi grazie a questa pompa ATP, che sfruttando quindi il gradiente protonico che si viene a creare questo gradiente protonico che si crea grazie a questi H+ che vengono continuamente buttati nel lume del tilacoide, viene prodotta quindi ATP. Quindi per ora la lezione io insomma avrei terminato. Non so, forse che fine ha fatto. Ciao Fabiana. È stata breve ma intensa. Naturalmente, per maggiori chiarimenti, ragazzi, ti possono contattare. Poi abbiamo gli appunti molto significativi. Tu e la tua amica, quindi sono sbocchinati insieme. E quindi per qualsiasi informazione ti possono contattare. Certo. Grazie mille ancora. Grazie a te. Buon lavoro e buona giornata. Buon studio. Ciao.